Rieccoci, allora entriamo nel dettaglio del nostro argomento, quindi guardiamo alle tematiche dell'identificazione della sottoscrizione digitale come strumenti per abilitare la digital transformation all'interno di processi e imprese nei nostri business quotidiani e facciamolo insieme a professoressa avvocato Giusella Finocchiaro. Beh, Giusella è veramente un'istituzione su questo tema. Professore ordinario di diritto di Internet all'Università di Bologna, ha collaborato con altre università, tra cui la Bocconi, il Politecnico di Milano, in cui ha lavorato all'interno degli osservatori del Politecnico, e poi l'ALMA di Bologna. Inoltre è stata consulente per il governo italiano e il governo russo sulle tematiche dell'e-commerce e non solo, ha lavorato a livello internazionale anche su diversi altri tavoli. In particolare è un'amica e quindi mi fa molto piacere avere qui con noi la professoressa Giusella Finocchiaro. Grazie Paolo, grazie per questa bella presentazione, anche per l'amica. Un saluto a tutti e lieta di essere qui con voi. Grazie a te, Giusella. Ora a te spetta un po' l'impegno di portarci all'interno di questo percorso, inquadrandoci nel modo più efficace possibile che cosa sono identificazione e sottoscrizione elettronica. Quindi quando parliamo di queste due concetti, a che cosa ci stiamo riferendo? Direi che puoi assolutamente far leva su tutta la tua esperienza in questo senso. Sì, allora, quando parliamo di identificazione e di sottoscrizione, se cerchiamo la definizione, la troviamo molto facilmente nel regolamento europeo eIDAS, il regolamento del 2014, sulla identificazione elettronica, l'autenticazione elettronica e le firme. Regolamento del 2014, ormai applicato in Italia da molti anni. E ricordo che l'Italia, tra l'altro, è stato uno dei primi paesi europei a darsi una normativa su questo. In due parole, l'identificazione serve per identificare appunto una persona fisica o giuridica online, per sapere chi è il soggetto che si collega digitalmente. La sottoscrizione serve per creare un equivalente in digitale della sottoscrizione autografa, della firma autografa, che in realtà, come vedremo, ha anche alcune differenze rispetto alla firma vera e propria. Quindi l'identificazione è un processo per identificare, la sottoscrizione serve invece per creare un equivalente la sottoscrizione digitale serve per creare un equivalente della sottoscrizione autografa. Un esempio di identificazione elettronica è SPID, esempi di firma elettronica digitale ne abbiamo moltissimi e anzi nel nostro paese direi che sono proliferati i sistemi di firma rispetto a quelli europei, tanto che nel nostro ordinamento giuridico noi possiamo contare ben quattro tipi di firma: la firma elettronica, la firma elettronica avanzata, la firma qualificata e la firma digitale. Come vedete nella slide, la firma informatica comporta però un nuovo concetto di firma. L'errore che spesso si fa quando si traspongono degli strumenti già consolidati nel mondo analogico e nel mondo digitale è cercare in quegli strumenti le stesse caratteristiche che hanno gli strumenti analogici. Ora, la sottoscrizione autografa non è esattamente riprodotta nel mondo digitale. Possiamo avere la cosiddetta firma grafometrica, ma possiamo avere anche tante tipologie di firma informatica che hanno gli stessi effetti della sottoscrizione autografa, ma che nella loro natura sono completamente diversi, dai PIN ai sistemi di riconoscimento della retina, ai sistemi di firma digitale vero e proprio. C'è uno strumentario amplissimo e quello che bisogna fare è scegliere lo strumento che serve per quel determinato fine. In alcuni casi avremo bisogno della firma digitale vera e propria, in altri della firma avanzata, in altri basterà una semplice firma elettronica. Abbiamo tanti strumenti, non uno solo, di cui disporre in digitale, molti di più che nel mondo analogico. Ottimo, direi che è molto chiaro. A questo punto entriamo nel vivo delle motivazioni che hanno portato i governi, in generale i legislatori, a muoversi con attenzione su questo fronte, no? Perché tu ci hai detto che l'Italia è stata tra i precursori, però abbiamo anche tanti altri esempi tra paesi nel mondo e credo che in alcune di queste commissioni dedicate tu abbia anche
lavorato, e quindi ti chiedo per quale motivo c'è stata così tanta attenzione da parte del legislatore proprio su questi strumenti. Beh, perché questi sono strumenti abilitanti per il commercio online, per fare impresa online, ma anche per dialogare tra cittadini e pubblica amministrazione o imprese e pubblica amministrazione. Quello che vorrei dire in maniera molto chiara è che oggi, dal punto di vista giuridico, noi non abbiamo degli ostacoli normativi a fare commercio online o ad avere delle relazioni giuridiche digitali complete online. Gli strumenti normativi ci sono tutti, bisogna soltanto conoscerli ed essere in grado di scegliere. In alcuni casi, se voglio vendere un immobile, naturalmente utilizzerò la firma digitale, se devo semplicemente inviare una comunicazione di lavoro all'interno della mia azienda, userò la firma elettronica. Quindi, come dire, abbiamo gradazioni diverse all'interno degli strumenti che sono messi a disposizione, ma l'alibi che non ci sono le norme, beh, quest'alibi ormai è caduto completamente. E questa è la ragione per cui i diversi stati, prima europei e poi anche al di là dell'Europa, hanno cercato di dare corpo e riconoscimento giuridico pieno a questi strumenti. Fare sviluppare il commercio, fare sviluppare l'economia, creare delle relazioni di fiducia fra cittadini e imprese, cittadini e pubblica amministrazione e imprese fra di loro. Quindi tutto questo apparato normativo serve per creare la fiducia e sviluppare il commercio. Come dicevamo, l'Italia è stato il primo paese in Europa a dotarsi di una normativa specifica in materia di firma digitale. Questo accadeva addirittura nel 1997, dopodiché l'Europa ha emanato una prima direttiva sulle firme elettroniche, poi questa normativa si è sviluppata, ma pensate che abbiamo oltre 20 anni di norme su questo tema e dirò di più, oltre 20 anni di giurisprudenza. E quindi l'idea che questi strumenti siano ancora poco conosciuti al diritto, al mondo giuridico, è completamente sbagliata. Non soltanto sono conosciuti, ma sono anche applicati, sono appunto oggetto di norme e di giurisprudenza. In Europa l'ultima normativa è il regolamento EIDAS. Il regolamento ha efficacia diretta in tutti gli stati europei. La Commissione lo sta rivedendo e aggiornando affinché ci sia l'obbligo più chiaro da parte di tutti gli stati europei di notificare almeno uno strumento di identificazione. A che cosa serve tutto questo? A fare riconoscere l'identità di un cittadino o di un'impresa online in un altro stato. Quindi io con il mio SPID posso essere riconosciuta in Germania, in Spagna, in Francia e così via. Con la mia firma digitale, con la firma digitale della mia società, posso essere riconosciuta in altri paesi europei e operare in altri paesi europei. E questo è il contesto europeo. Ma se andiamo oltre i confini dell'Europa, altrettanto è stato fatto e altrettanto si sta ancora facendo. Io presiedo una commissione delle Nazioni Unite che si occupa espressamente di questo. Questa commissione che è all'interno dell'UNCITRAL, quindi della Commissione delle Nazioni Unite che si occupa del commercio internazionale, ha prodotto un modello di legge sulle firme elettroniche che poi è stato adottato in tutto il mondo, ha prodotto una convenzione internazionale sul commercio elettronico e adesso stiamo lavorando e vi anticipo, credo che alla fine dell'anno riusciremo a arrivare a conclusione, stiamo lavorando su un modello di legge che riconosce l'identità digitale di un paese in tutto il mondo. Quindi, per fare l'esempio di prima, la mia identità digitale verrà riconosciuta, per esempio, in Cina e viceversa. Quindi il legislatore anche internazionale direi che non è assente in questo momento, anzi tutt'altro. Quello che manca forse è la consapevolezza di questo. Mi sembra un quadro anche da questo punto di vista molto ben definito, no? Mi sembra che si stanno delineando al contorno i tipici riferimenti della cosiddetta tempesta perfetta, no? Cioè ci sono gli strumenti, c'è forse anche la cultura necessaria per riuscire ad utilizzare questi strumenti in modo
più quotidiano, magari anche aiutata da quello che è stato il fenomeno del lockdown, del periodo pandemico che abbiamo vissuto, e poi sono anche in arrivo significative risorse legate per esempio al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che dovrebbe prevedere un'iniezione almeno sul fronte digitale di circa una cinquantina di miliardi, che credo vadano proprio a impattare anche molto del contesto pubblico. In un contesto di questo tipo, dove appunto la normativa è pronta, lo strumento c'è, come ci dici, sembra proprio di essere pronti a fare un passo deciso verso un ulteriore percorso di trasformazione importante e significativo. A tuo modo di vedere, che cosa possiamo aspettarci? Ma in questo momento siamo in un momento, come ricordavi tu, ideale da molti punti di vista, cioè se la pandemia ci ha lasciato qualcosa di positivo è certamente l'incremento delle potenzialità digitali e della digitalizzazione in generale nel nostro paese. Ripeto ancora una volta, gli strumenti normativi ci sono tutti, gli strumenti tecnologici ci sono. Forse bisogna lavorare ancora sulla consapevolezza, cioè bisogna far cadere gli alibi che alcune cose non si possono fare online, tutte le relazioni giuridiche sono praticabili, non ci sono ostacoli. Quello che manca in alcuni casi sono le applicazioni e i progetti concreti, e poi la diffusione della cultura e della consapevolezza che tutto questo, cioè relazioni commerciali, relazioni imprenditoriali, può avere benissimo realizzazione online. Vorrei aggiungere però un'altra cosa, un'ultima considerazione. In questo momento noi abbiamo bisogno, dal punto di vista giuridico e forse anche dal punto di vista applicativo, di semplificare. Ripeto, il panorama normativo è ricco, il panorama giurisprudenziale è ricco, non abbiamo assolutamente bisogno, ve lo dico da giurista, non abbiamo assolutamente bisogno di altre norme. Abbiamo bisogno di tagliare le norme, o meglio di semplificarle, di razionalizzarle, affinché agli operatori sia chiarissimo quello che possono fare, come lo possono fare, e che dal punto di vista applicativo appunto i prodotti possano seguire senza nessuna difficoltà. Quindi in questo panorama, in questo contesto, forse quello che manca è un po' la cultura del fare e anche del semplificare. E dal tuo punto di vista, Giusella, quali sono i settori che secondo te sono un po' più lanciati? Magari io penso al contesto bancario, dove sicuramente c'è stata un'attenzione importante verso questi strumenti, in particolare di sottoscrizione. Penso al contesto pubblico, dove l'identificazione è un elemento portante per avere la garanzia di offrire il servizio giusto al cittadino corretto. Ma mi chiedo se ci sono altre opportunità dal tuo punto di vista. Ma io credo che i settori trainanti in Italia, nella digitalizzazione, il settore trainante sia stato quello delle banche e delle assicurazioni, che tu prima menzionavi. Quando la normativa ha reso possibile la cosiddetta firma grafometrica, moltissime sono state le applicazioni nelle diverse banche, e io ho avuto l'opportunità di seguirle quasi tutte, moltissime sono state le opportunità che si sono realizzate concretamente in banca. Quindi molte banche hanno scelto utilizzare la firma grafometrica, la cosiddetta firma su tablet, per appunto creare un equivalente della sottoscrizione. Questo comporta un risparmio enorme, evidentemente, in termini di carta, in termini di archiviazione, ma comporta anche uno snellimento notevole delle procedure, perché quando poi occorre rintracciare quei documenti che sono stati archiviati e conservati in digitale, questo risulta molto più semplice se i documenti sono digitali che se sono cartacei. Alcune cause si perdono perché non si trovano i contratti firmati in cartaceo. Questo in digitale è più semplice perché le forme di archiviazione sono meglio ordinate, sono meglio definite, quindi perdere il contratto cartaceo è più facile che perdere il contratto digitale. Quindi sostanzialmente le banche sono state tra i primi soggetti a promuovere una digitalizzazione così spinta, seguite, secondo la mia esperienza, anche dalle assicurazioni.
La sanità, una parte della sanità è molto avanzata in questo settore, perché comunque la sanità gestisce già una gran parte digitale con tutte le immagini, gli esami, le radiografie, le cartelle cliniche che in gran parte sono in digitale. Quindi c'è una parte avanzata di sanità che utilizza il digitale, che usa poi successivamente il digitale anche eventualmente per scopi di ricerca. La pubblica amministrazione ha bisogno del digitale. Qui abbiamo una situazione che ancora è a macchia di leopardo nel paese, almeno dal mio osservatorio. Certamente, sistemi come SPID hanno aiutato moltissimo a fare dei grandissimi balzi in avanti. Digitalizzazione, però, ormai lo sappiamo tutti, non è soltanto e non è affatto trasporre su digitale il processo cartaceo, significa ripensare il processo e, insisto, ripensarlo semplificandolo, perché la cosa peggiore che si può fare è quella di creare una nuova burocrazia che sia una burocrazia digitale. Eh sì, ce ne hai parlato in modo esplicito. Siamo partiti dagli strumenti e poi ci hai accompagnato nel percorso che evidenzia in modo molto, molto concreto che cosa si fa con questi strumenti, no? Quindi quali sono gli ambiti applicativi supportati, ci hai portato nei processi. Lo hai fatto attraverso il punto di vista di alcuni dei settori più normati e sensibili su questo fronte, che sono appunto quello del bancario e assicurativo, e ci hai introdotto i concetti di snellimento, di dematerializzazione, di conservazione fino alla digitalizzazione vera e propria del processo, ovvero un ripensamento in chiave semplificata ed efficiente di quelli che sono i modelli tradizionali che hanno un'efficacia onorata dall'ottimo servizio sul campo dimostrato fino ad oggi, ma un potenziale di efficienza decisamente superiore in chiave digitale e probabilmente ulteriori opportunità di efficacia su questo fronte. Mi è molto chiaro e infatti mi è altrettanto chiaro che tu questi temi li hai toccati occupandoti di tematiche legate al commercio elettronico, quindi a quelli che sono gli strumenti che favoriscono la relazione tra imprese e consumatori, tutelando i consumatori. Prima dicevi con l'identificazione digitale un giorno sarà possibile farsi identificare con i propri strumenti di identificazione anche in Cina. È vero? Cioè, siamo vicini ad una cosa di questo tipo? Vedremo, la Cina ultimamente si è dotata di un corpo normativo molto articolato che va dal commercio elettronico alla proprietà intellettuale fino alla più recente legge in materia di protezione dei dati personali. Io ho avuto occasione di collaborare anche con il Parlamento cinese per scrivere questi testi e si è ispirata fortemente all'Europa, così come già aveva fatto la Russia. Noi abbiamo dei modelli normativi molto forti, l'Europa produce molte norme, non so se questo sia un bene o un male, ma certo noi siamo fra i maggiori produttori di norme e la Cina ha preso spunto evidentemente dai nostri modelli. Prima o poi arriveremo anche alla identificazione digitale fra Europa e Cina, ripeto, su questo si sta concludendo il lavoro delle Nazioni Unite che stanno producendo un modello sulla identificazione digitale che consentirà di riconoscere i nostri sistemi di identificazione in Cina e viceversa. Cioè non saremo noi, il governo italiano, Stato italiano, evidentemente a riconoscere i cittadini cinesi. Noi creeremo le condizioni perché il loro documento di identità digitale venga riconosciuto anche in Europa e viceversa. Quindi piano piano ci arriveremo. Abbiamo naturalmente il grande tema che si accompagna a quello che abbiamo affrontato fino adesso della protezione dei dati personali, che deve essere letto in congiunzione con questo. Quindi è chiaro che ogni processo di digitalizzazione deve tenere conto e valutare anche la normativa sulla protezione dei dati personali. Ma questo non è un ostacolo, è semplicemente una lettura congiunta che deve essere effettuata in ogni processo di digitalizzazione. Ottimo, io mi porto a casa che dal punto di vista normativo è tutto pronto, anzi, c'è proprio la possibilità di lavorare. Ti ringrazio moltissimo per il tuo intervento, Giusella. Grazie a voi e buon lavoro, buon proseguimento.
Grazie a te. Noi ci ritroviamo tra poco con la nostra virtual roundtable, cioè la tavola rotonda virtuale con cui riprenderemo le tematiche che abbiamo affrontato con Giusella e lo faremo portandole nell'esperienza quotidiana di una serie di interlocutori. A dopo.